La riunione della conferenza dei capigruppo è ripresa l'attività del Consiglio regionale dopo la pausa per le festività di fine anno. Il calendario dei lavori per la prossima settimana prevede l'esame del bilancio della legge finanziaria 2014 nelle varie commissioni permanenti. Da gennaio ad aprile la 27esima edizione della rassegna cinematografica I diritti di tutti per le scuole superiori, intitolata quest'anno Siamo tutti uguali, il valore delle differenze. Due titoli in cartellone proiettati in 16 sale su tutto il Piemonte. Vogliamo vivere di Ernst Lubitsch e Il fondamentalista riluttante di Mira Nair. Riprendono le visite guidate a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, per le scuole tutti i giorni della settimana, per i cittadini in gruppi da 15 a 30 persone al venerdì pomeriggio, prenotazione obbligatoria online. La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Dal 16 gennaio all'11 marzo a Palazzo Lascaris sono esposte 100 fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memorie in bianco e nero. Il Piemonte com'era quando nacque la regione. La rassegna è visibile da lunedì al venerdì 10-18 e al sabato dalle 10 alle 12.30. Il Piemonte Visual Contest, concorso per raccontare la storia della regione Piemonte attraverso la visualizzazione dei dati pubblici, arriva allo sprint finale. Tutti i lavori andranno presentati entro il 31 gennaio. Sul sito piemontevisualcontest.eu sono disponibili tutti i criteri con cui verranno valutati e premiati i lavori e tutti i membri della giuria. Il mondo contadino di ieri e di oggi fra religiosità ed etica della terra è il tema della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, proposta a Torino all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale dal 13 gennaio al 19 febbraio 2014. L'esposizione è visitabile da lunedì al venerdì ore 9.13 e 14.16. Sul sito internet del Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, è reperibile la Carta dei Servizi 2013. La pubblicazione è strutturata in schede che descrivono il servizio offerto, le modalità di fruizione e le tempistiche per la sua erogazione da parte delle strutture.